Ben ritrovati sul canale, sono Fani e come vedete mi trovo nella garage di Wooden Beard. Sono in compagnia di Gianluchino e di Stefano, i makers, e oggi andremo a fare un nuovo progetto. Probabilmente avrete visto un progetto precedente che abbiamo realizzato insieme. E se non l'avete visto, andate a vederlo, per forza. Per forza. Per questo bellissimo progetto che abbiamo in mente noi makers, andremo ad utilizzare questa tavola di tasso che il signor Wooden Beard ha preso personalmente. Guardate com'è bella. Scelta io. E da questo tireremo fuori un top del bagno. Per me. Ma il top del bagno non sarà solo in legno, ma sarà ovviamente anche in resina. Perché solo legno ci annoia. Quindi la resina è stata gentilmente offerta da Epodex, che ci ha offerto praticamente un arsenale. Quindi abbiamo qua il componente A, componente B. Componente B per quanto riguarda la colata di rifinitura finale. Abbiamo il nastro che separa la cassaforma dalla colata. Abbiamo i pigmenti bianchi perché la resina che andremo a utilizzare la vorremmo fare bianca. E poi la cera, tutto questo per andare a creare una bellissima opera d'arte che metterò in casa mia. E ne lavoriamo. Gratis. Allora, le lavorazioni che andiamo a eseguire sono grosso modo le medesime che abbiamo utilizzato per fare l'altro tavolo, il River Table. Probabilmente non abbiamo ancora ben stabilito l'ordine di lavorazione. Di sicuro la prima cosa che andiamo a fare sarà una spianatura su tutta la tavola con questa Tornado, che ci sarà poi, metterà Fanny il link in descrizione, per pareggiare e rendere uniforme sia la parte sopra che la parte sotto. Successivamente il bello quale sarà? Cercare di capire come verrà stesa la resina bianca. A differenza dell'altra lavorazione, in questo caso il taglio longitudinale non verrà fatto, verrà Esatto. semplicemente squadrato, portato in misura e ripetiamo, prima verrà pialato su ambo le parti. La parte quella più delicata sarà proprio quella della finitura, come quali zone adibire allo spazio di resina bianca. Ma questo sono cazzi suoi, quindi va bene che così no. A me piace. Vabbè, io la terrei così, eh. Ok, direi che abbiamo un po' di passaggi da fare, quindi Mando adesso le ciance. montiamo la Tornado sulla fresatrice, impostiamo la slitta per spianare e partiamo. Ragazzi, la cassaforma è pronta, come vedete l'ho finita, l'ho anche siliconata completamente dentro e fuori così non avrò problemi di perdite, è praticamente a tenuta stagna e la porto da Wooden Beard così continuiamo il lavoro. Allora ragazzuoli, come vedete è tornato da noi il quarto maker, quello che non avete visto. Mentre Stefano sta facendo i conti per capire effettivamente quanta resina ci va, vi do proprio due parole sul componente. Come vedete, come vi ho detto prima, c'è componente A e componente B. Vanno messi in misura 2 a 1, quindi due parti di componente A per una parte di componente B. Quindi adesso appena Stefano farà i suoi calcoli per capire quanta ne va, E sbaglierò comunque. ovviamente sbaglierà. Andremo alla bilancia, misceleremo la resina, aggiungeremo il pigmento bianco per dargli il colore bianco e poi faremo la colata. Ok, ho miscelato i due componenti, adesso andrò ad aggiungere la pasta colorata bianca.
nella resina, la misceleremo con questo e poi faremo la colata. Dato che di resina ne è avanzata poco più di un chilo, abbiamo deciso di fare una colata soprattutto in modo tale che tutta la resina vada a riempire i pori, le spaccature, le crepe che c'erano. Quindi è stata sprecata, però è stata, diciamo, investita in un lavoro migliore. Adesso con l'ausilio della pistola termica vado come sempre a scaldare di poco, infatti non è messa alla massima potenza, per scoprire le bolle che ci sono in eccesso. Adesso andremo a, come dice il giallo, spacchettare il top della cassaforma e vedremo se il nastro distaccante ha funzionato. Vabbè ragazzi, non è per dire, ma il nastro ha funzionato alla grande, devo dire. Ho tolto solo un lato ed è venuto via, che è una meraviglia. Ah, ecco per il macciato di una vite. Adesso siamo pronti per fare un disastro, quindi ci divertiremo un sacco. Togliamo la cassaforma, montiamo la guida per spianare, prepariamo la nostra fresa e siamo pronti. Questo qua è veramente il nastro distaccante di Epodex. Tanta roba. Bene ragazzuoli, abbiamo spianato per bene la tavola, siamo arrivati allo spessore desiderato, abbiamo eliminato tutte le imperfezioni con la nostra Tornado. Abbiamo usato due set di coltelli, per primo abbiamo usato quelli della Boss Tornado, cioè con la polvere diamantata sopra per in alta resistenza, e infine per la finitura, quindi sulla resina, per fare quella finitura eccezionale, abbiamo usato i coltelli Poli, quindi sono per materie plastiche e alluminio, e hanno una finitura migliore, quindi li abbiamo provati entrambi, si comportano bene, trovate tutto sul sito di Fraser, compresa la mitica Boss Tornado. Adesso siamo stati da Wooden Beard, siamo stati da me, ci spostiamo da Gianluchino in un vero laboratorio, un vero laboratorio di falegnameria. Ci vediamo fra poco.
Bene, eccoci qua con un salto temporale, siamo passati dal mio lab a quello del Gianluchino. Adesso, con le sue macchine super professional, andremo a squadrare la tavola. Lui precedentemente l'ha levigata, giusto, con questa levigatrice della Festool, fino a una grana 180. Non ci serve salire di più perché comunque dobbiamo fare sopra una colata riempitiva trasparente. Adesso con la squadratrice SCM andremo a intestare la tavola. Dopodiché con l'affondamento Festool andremo a rifilare la parte lunga. Giusto? Giustissimo. Ok, allora ci siamo spostati in una camera sterile, in assenza di polvere, perché andremo a fare la colata sottostante. Questa è la colata che andrà nella parte sotto del top, questa è la parte sotto. Abbiamo già scocciato le parti dove si formeranno tutte le stalattiti di resina e ora andremo a miscelare componente A e componente B di Epodex, quella per bassi spessori e di rifinitura, quella che andrà sotto, quindi praticamente sarà... penso un millimetro neanche di colata. Poi dopo quella si asciugherà, gireremo il top e faremo una colata dall'altra parte. Ok bella gente, allora abbiamo fatto la colata finale trasparente, adesso aspettiamo qualche giorno che asciuga e poi faremo la colata trasparente sopra. E quindi adesso ci sarà un salto temporale. Sparirà il panaio. Sparirà il panaio, la sua breve presenza farà così. Ragazzi, con me ci vediamo la prossima volta, il prossimo progetto. Ringraziamo il panaio. Bravo panaio. E ora allora, si riparte. Ho portato un po' di colore per Luca. E niente, dai, ci vediamo quando si monta. Andiamo a montare il lavello. Andiamo a montare, saliamo nel cesto. Vai. Ciao. Parkour, parkour. Parkour. Allora ragazzi, finalmente abbiamo finito. Questo qua è il top del bagno, è il lavoro che abbiamo fatto noi makers, anche il panaio ha collaborato e finalmente siamo giunti al termine, quindi potete ammirarlo in tutto il suo splendore. Devo dire che siete stati veramente bravi. Allora ragazzi, sono doverosi dei ringraziamenti, quindi ringraziamo i nostri sponsor per la collaborazione, per l'aiuto che ci hanno dato incredibile, in particolare Epodex, sponsor ufficiale di questo video, che ci ha fornito la resina. Ringraziamo Fraser Beat e ringrazio anche Festool. Un grazie mille a tutti voi per aver
contribuito a questo progetto. Qui sotto in descrizione vi lascio tutti i codici, tutti i link ai loro siti, con sconto, cose varie e così via. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa sulla resina? Allora, io di resine ne ho usate parecchie e devo ammettere che il colore bianco da vicino ha un'omogeneità che è a dir poco quasi finta, sembra proprio una superficie fatta di marmo. Quindi il risultato per me è strepitoso, quindi si è unito legno e resina in una maniera impeccabile, quindi devo ammettere che Epodex come resina rende veramente tanto, quindi la consiglio. Ragazzi, il video è giunto al termine, io vi invito a seguirci sui nostri canali social. Fare segatura, Woodenberg, Funny Maker e GM Wood Lab. Quindi se volete seguirci noi ne saremo veramente lieti, perché ci sono aggiornamenti che magari qui su YouTube non si possono descrivere e vedere, mentre su Instagram è una cosa un po' più giornaliera. E ora beccate un po' di wood e resin porn. Bene, dal bagno grande quanto il mio laboratorio, noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi! Cioè, chiudi gli occhi, dimmi dov'è che è l'inizio. No, è veramente impressionante. Mi piace questo pezzo. Sì, è venuto fuori. Sarà contenta mia moglie.